Fasi di allineamento della seconda corsa, si avvia di galoppo Dorotea Luis, adesso riesce a prendere il trotto, aumenta la progressione del mezzo meccanico. La rottura di Dorotea Luis. si contendono il comando di Xospav e Druso Griff. Sbaglia Druso Griff. Diverse le rotture, un po' di caos a metà gruppo, esce bene Dixospav Spav che precede Denver Dream. Via via gli altri. Primo quarto completato in 31 da Dixo Spav, la messa sul ritmo Vincenzo D'Alessandro. E va in fuga con circa tre lunghezze di vantaggio su Denver Dream. Al passaggio davanti alle tribune, Dixo Spav, netto leader. Denver Dream sbaglia e così lascia in seconda posizione Don Camillo che precede Dama di Cuori Font, poi Diego Petral e Dark Model 1 e 1. Il primo giro inizia la progressione. Dama di cuori font si lancia a caccia di Dixos Pav. Che adesso perde qualche battuta, e così Don Camillo e Dama di Cuori. Stanno per raggiungere il leader. Poi Diego Petral, tre quarti di miglio, ultimati in 1.32 e mezzo. Dama di Font appariglia completamente. Dixo Spavelo sopravanza sul passo, acquisisce anche netto vantaggio. Facile Dama di Font. Fa anche velocità, curva volata in 14 e arrivo in piena spinta per la figlia di Espua Caffi, Rosalina Griff, Mentre Dixos Spav difende il secondo posto dal tentativo di Don Camillo. 7-3-9 l'arrivo probabile ed ufficioso, media che dovrebbe aggirarsi intorno 7. Per Dama di Cuorifont i colori della Maiorsi, il training di Vincenzo Palumbo e ancora Giuseppe Franco al successo, così come ieri a Dagnano, ma soprattutto ancora Antonio Simioli dietro le quinte in questo caso.